Bellissima, una giornata bellissima, è stato un grandissimo raduno, ha visto la partecipazione di oltre 263 equipaggi e siamo estremamente contenti per quello che abbiamo fatto, anche perché abbiamo donato in beneficenza ben 700 euro della somma raccolta, quindi siamo veramente contenti. Adesso stiamo qua in un posto bellissimo con un mare stupendo. Alle quattro colonne, naturalmente, sempre in agro di Nardò. Contentissimi di quello che è andata, e non solo, ma abbiamo avuto la possibilità anche di visitare il Museo della Memoria e l'Acquario del Salento. Contentissimi. C'è stata una grande partecipazione di auto e moto risalenti dagli anni 30 fino, diciamo, a 20 anni fa, perché questo poi l'evento storico risale a macchine di 20 anni fa. E ci sono state anche molte persone che hanno voluto intervenire senza la presenza di autovetture e moto, solo per parteciparvi. Si sono unite peraltro da noi qui all'Oasi, qui alle Quattro Colonne, per stare insieme e passare un pomeriggio sempre in allegria tra tutti noi. Ecco. Naturalmente i ringraziamenti sono dovuti. Io per prima cosa, più che ringraziare tutto il mio staff, che naturalmente faccio, voglio ringraziare l'amministrazione comunale nella persona del signor sindaco, degli assessori Giulia Puglia, delle Gianluca. E ringrazio veramente loro e anche tutti quanti, perché è stato un bellissimo raduno, un bellissimo incontro. E abbiamo fatto veramente tanto. Vorrei ringraziare tutti i partecipanti, che siete stati numerosi non solo al raduno ma anche qua al pranzo. Come potete vedere dalle riprese, siamo in tanti, ma particolarmente vorrei ringraziare due persone. Sono due amici che vengono da Capri, isola di Capri, quindi niente, qui siamo ormai, no? E beh sì, è il secondo anno che ci incontriamo. Anche l'anno scorso e anche a fine marzo. La prossima tappa è una tappa di tutto risposo, il 18 dicembre, è solo un incontro su Lecce dove faremo la distribuzione, daremo un panettone, così giusto per un piccolo pensiero in occasione del Natale. Poi ci sarà il prossimo raduno su Porto Cesario, a Torre Lapillo, e per finire l'anno prossimo da capo qua a Nardò.